Onoranze Funebri a Ofiero è una società affermata nel campo dei servizi funerari che ha fatto dell'etica professionale e dell'assistenza al cliente i propri punti di forza. Visita il sito web per scoprire tutti i servizi offerti. Recati presso uno degli uffici per un preventivo senza impegno. In 2 anni la Cavese ha raccolto parecchio, ben 134 punti, e per ben 2 volte ha concluso al 3° posto nel girone I. Dunque tutti quei punti non sono stati sufficienti per ottenere la promozione in Lega Pro, purtroppo. La promozione è stata sempre sfiorata dai metelliani, che sono stati più spesso in testa nella prima stagione rispetto alla seconda, e per mister Emilio Longo, il tecnico che per l'80% di queste 2 annate è stato sulla panchina dei metelliani, in questa annata il campionato è stato perso soprattutto in casa. Ascoltiamolo nel suo intervento rilasciato nel corso della trasmissione Gonfia la rete, condotta da Nunzio Siani. La verità è una, i dati vanno la mia verità, è che noi abbiamo sperperato i punti in casa. Noi su 5 partite abbiamo fatto pochissimi punti, le 5 partite in casa le posso elencare. Sono Gragnano, sono purtroppo il Gela, dove siamo usciti fra gli applausi, ma abbiamo perso un'opportunità importantissima. Abbiamo pareggiato ancora con il Rende, giocando un'altra ottima partita. Abbiamo perso con la Sicula e abbiamo perso con Roccelli. La sconfitta, la non vittoria di questo campionato è questa: non aver gestito bene alcuni momenti topici e non aver fatto i punti giusti in queste partite. Questo denota il fatto che in alcuni momenti, quando avremmo dovuto vincerla a tutti i costi, anche con qualche individualità, questa cosa non è venuta a meno. Il tecnico, che ha dato l'avallo su alcune scelte di mercato che poi alla lunga non hanno pagato, ridarebbe lo stesso il suo assenso. Il presidente, con il suo entourage, ha sempre detenuto la possibilità di fare una campagna acquisti. Io credo che, ma questo è performa mentis, che in un allenatore a qualsiasi livello, ma più avanti si andrà e più questo tipo di allenatore va, deve allenare, deve cercare di allenare al meglio. Con questo voglio dire, ma in modo provocatorio, se oggi ci rifacciamo un attimo indietro, quando è arrivato Meloni a Cava, quando è arrivato Celiento, quando è arrivato Arriccio, io voglio capire, non bisogna dire mister lei era d'accordo o non d'accordo, quante persone dicevano che si era fatto, io lo ricordo, le sedie sono queste, che è stata la migliore campagna acquisti degli ultimi 20 anni, non si era visto mai a Cava, perché la sfida era adesso, io ricordo le domande qual erano rispetto alla proprietà, adesso, perché la prima parte della squadra non era ritenuta tale da poter vincere a tutti i costi, qualora adesso vuole andare veramente in Lega Pro la proprietà deve fare una campagna acquisti scintillante. La campagna acquisti scintillante è stata fatta assolutamente. Come si può dire di no a un calciatore che negli ultimi 5 anni ha vinto 4 volte il campionato? Adesso io mi faccio la domanda: ma può coesistere Meloni nel 4-3-3 o non può coesistere? E allora io rispondo con la stessa domanda, con la stessa risposta che dico alla domanda: quando Gabrielloni è arrivato a Cava, quanti di voi sapevano lo score di Gabrielloni? Massimo gol fatti erano 7. Nelle sue precedenti stagioni ha più giocato da esterno in un 3-4-3 o da seconda punta, non ha mai fatto il centravanti. Infatti per le prime 5 partite Capelloni fa 4 partite, una la fa Giglio contro la Turris, non fa gol e tutti ritengono che la prima mossa da fare è cambiare l'attaccante. Gabrielloni secondo me in questo momento è il centravanti insieme a Goretta e Lescano migliori da poter portare in Lega Pro. In questo momento Gabrielloni vale assolutamente la Lega Pro.